Ta-da! Ragazzi, queste sono le stampe che ho fatto in queste due settimane. E allora, partiamo dal presupposto che non avevo mai avuto una stampante 3D. E questa è la mia prima e ho iniziato col botto. E allora, non so se tu hai esperienze, ma ti do, diciamo, un'infarinatura velocissima per farti anche capire alcune differenze tra queste stampe. Sono tutte stampate con la stessa macchina. Quello che è cambiato cos'è? La precisione di stampa, perché il software che programma, diciamo, il programmino da mettere sulla macchina ti dà, diciamo, la possibilità di fare varie precisioni e rifiniture della stampa finale. C'è il modello, diciamo, più veloce e meno, diciamo, preciso, meno rifinito. Poi c'è quello più preciso, più lento nella tempistica. Questo è il più veloce in assoluto, cioè bassa, diciamo, risoluzione. E infatti, come vedi, ci sono non è preciso come poteva venire con una stampa ad alta risoluzione. Ho scelto di farlo, è anche bello, attenzione, è bello anche così, però poteva venire ancora più bello. Questo per quanto è grande doveva a bassa risoluzione e ci ha perso 10 ore abbondanti per stamparlo. Questo è un medio, media risoluzione, e come vedi è bello. Poi abbiamo questo, ragazzi, è alta risoluzione, massima risoluzione. Come vedi non ha, diciamo, graffietti, non ha spuntoni, è bello rifinito, bello omogeneo, liscio da ogni lato, ovviamente non di sotto, perché di sotto è il piano d'appoggio e lì solitamente viene un po' più grinzoso, però sulle facce, tutte le facce, viene liscio, viene bello. Anche questo è un medio alto come qualità. Come vedi è carino, liscio anche questo, però presenta, diciamo, qualche piccola imperfezione che poi, ragazzi, verniciato non si vede più. Questa l'ho stampata anche medio media come qualità. Il problema di questa, ragazzi, sai qual è stato? È stato che l'ho stampata, l'ho dovuta stampare con i supporti. I supporti mi hanno dato qualche casino nel toglierli e si è rotto uno specchietto, ma comunque per prima stampa va benissimo. Questo medio, media qualità, media precisione di stampa, però è venuto bene, non c'è da lamentarsi. Il materiale che ho utilizzato per tutte è il PLA, questo qua rosso, e poi un arancio più scuro, arancio chiaro, bianco. Dovrei andare a prendere anche il nero e altri colori, però vediamo questo successivamente. Allora, da 1 a 10, soddisfatto 9 della stampante. Ho migliorato qualcosa sull'efficienza, sulle prestazioni della stessa, anche grazie al box che ho fatto. E l'unica pecca che fino a questo momento ho potuto trovare in questa stampante è che già dalla quarta stampa mi fa un rumore strano la ventola frontale, che è quella che manda aria sull'esplosore. Vediamo quanto possibile la sostituisco. Per ora va, facciamola andare. E perciò, come detto, vari step, cioè varie risoluzioni per stampare. Abbiamo massima risoluzione,
po' più basso abbiamo questa, questa, questa con questa, e poi la più bassa e più veloce abbiamo questo e questo. A questo, ragazzi, idem, a causa della struttura di sostegno mi si sono rotti i piedi di dietro. È un po' un casino, ecco, devo capire come impostarla bene per non far succedere appunto queste problematiche. Messa al massimo come risoluzione, vengono stampe belle, non gli puoi dire niente, sembra appunto un pezzo stampato in serie con degli stampi. Questo è un porta USB e card SD, e ora mi è caduta la memoria, vediamo dove la trovo. Va bene, ragazzi, per questo video è tutto, vedremo nelle prossime settimane di stampare qualcosa ancora più carina. Volevo fare la Torre Eiffel bella grande, dato che ho un'altezza di 40 e bassa, perciò viene una maestosa Torre Eiffel. Poi, come altro, in questo momento si sente un rumore di fondo, è perché sta stampando, e poi vi farò vedere, metterò a fine video la foto della stampa. Approfitto di questo video per invitarti ad iscriverti al nuovo canale che ho avviato sulla stampa 3D. Ti lascio sotto il link al canale, andrò a mettere tutti i video passo passo della costruzione della stampante 3D. Bei video, se vuoi iscriviti sotto il link. Ciao e al prossimo video.